1966. A Roma nasce l'ILA, l'Istituto Italo-Latinoamericano, un'organizzazione voluta e fondata dall'allora ministro degli esteri Amintore Fanfani per creare un ponte solido tra l'Italia e i 20 paesi dell'America Latina. Paesi amici da sempre e partner strategici che, con circa 600 milioni di cittadini, rappresentano oggi il 9% della popolazione mondiale e il 10% del PIL del pianeta. In più di 50 anni di attività, ILA ha ospitato più di 500 conferenze internazionali, incontrato più di 57 capi di Stato, promosso numerosi programmi di formazione professionale, realizzato mostre e attività culturali e negli ultimi 10 anni eseguito progetti per 30 milioni di euro, dando il suo apporto in ogni ambito prioritario per ognuno dei suoi paesi membri. Questo grande lavoro svolto ha posto le basi per una relazione solida e produttiva tra l'Italia e l'America Latina, un rapporto di fiducia e cooperazione che continua a crescere e rinnovarsi anche in ambito europeo, dove ILA promuove il rafforzamento dell'alleanza biregionale, per continuare a fianco di ciascuno dei Paesi membri l'indispensabile percorso verso una crescita equa e sostenibile. Ora nuove sfide ci aspettano. In un mondo sempre più interconnesso, è essenziale lavorare insieme e alimentare un dialogo costruttivo attraverso reti internazionali in grado di affrontare le nuove sfide e creare nuove opportunità per il futuro, in piena sintonia con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Inizia qui il nuovo cammino dell'ILA verso un mondo più equo, un cammino comune, fondato sulla collaborazione, sul dialogo e sul rispetto della multiculturalità. Il futuro ci aspetta e ILA è pronta ad accoglierlo da protagonista.